a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti da Douglas e da Sephora. Ovviamente sono un acquisto online e un acquisto fatto direttamente allo store. Iniziamo con Douglas. Il pacchettino è questo e vi faccio vedere cosa ho acquistato. I prezzi non ci sono, ma davvero no, non ci sono. E vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, i campioncini. Oh, bellissimo. Allora, iniziamo col campioncino. Questo qua sono i profumi che utilizzano i miei figli. Uno l'ho preso a Carmelo, uno l'ho preso ad Andrea. Uno con il blu così e l'altro verde militare. A loro piacciono tantissimo questi profumi, bellissimo, perché soprattutto Carmelo fa la collezione dei teschi e questo è un profumo a forma proprio di teschio ed è bellissimo, veramente molto molto bello. Lui ha questa passione, quindi gli ho preso, gli compro spesso questo profumo. Poi abbiamo una crema di Shiseido Men, grazie, io ho comprato per me comunque Men, quindi credo che sia per l'uomo, no? Boh. E poi, ah, basta. E questo? Ah, altri profumi, ah, non l'avevo visto. E poi c'è questa confezione dove ci sono esattamente quattro profumi. Molto carini. Questi sono i quattro profumi. Quindi abbondante, mi hanno mandato quattro test, tre tester. No, sono un po' confusa oggi. Mi hanno mandato questi come tester senza che avessi messo qualche cosa. Quindi grazie, Douglas. Allora, ho fatto questo acquisto soltanto e unicamente per prendere due prodotti che sono stati consigliati da Betty82. Sapete tutti che Betty82 collabora con me e con Fabiana Lizzi. Per quanto riguarda le Makeup Essentials che torneranno a bomba presto, ci dobbiamo mettere sempre d'accordo perché ovviamente essendo vacanze, chi lavora, e quindi adesso ci metteremo d'accordo. Sapete tutti che è una mia amica e lei consiglia tantissimo due prodotti. Io non li ho presi direttamente dal sito perché non mi dava nessuno sconto, ma li ho presi direttamente qui da Douglas e ho preso questi due prodottini di Cosmify per quanto riguarda Erichioba. Io adoro Erichioba, quindi non potevo non prenderli. Allora, ho preso questi due contorni occhi perché Betty ne aveva decantato le lodi in tutte le versioni, in tutte le salse, quindi mi ha messo curiosità, dice che si trova benissimo e quindi io amante del contorno occhi, anche se io in questo momento non ho soltanto un po' di correttore. Correttore che era? Non mi ricordo quale correttore ho messo. Ah, quello di Niloufar. Indosso il correttore di Niloufar comunque. Comunque, vi stavo dicendo, ho preso questi due, uno per il giorno e uno per la sera, e quindi li voglio utilizzare. Questo è per il giorno e questo per la sera. Il tubetto è normalissimo, l'avete già visto da lei in tutte le versioni. Questo è il tubetto e la particolarità che dice lei è il fatto che ha le sfere qui, quindi quando lo passate, queste sfere essendo fresche, se le mettete nel frigo è anche meglio, essendo fresche vi aiutano tantissimo per quanto riguarda la circolazione e quindi li volevo prendere e li voglio utilizzare. Però questa volta, perché ho acquistato altre cose, sia questo che questo qui per quanto riguarda la notte è uguale, uguale identico, cambia soltanto l'adesivo qui. Questi prodotti io li voglio utilizzare mettendo una data proprio da quando li apro e da quando li utilizzo per vedere, ovviamente con tutta la foto, per vedere piano piano che effetto mi fa, se mi piace oppure no. E quindi li voglio utilizzare piano piano. Cioè, se le utilizzo, utilizzo solo questi. Poi ho preso la cipria, sempre di Erichioba. Ero indecisa su quale prendere. Ho preso la Suico, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere questa. Dove c'è scritto? Sì, Suico.
Vediamo se riesco a farvela vedere. E il pack è così semplicissimo, tipo vellutato. E la cipria, ovviamente abbiamo lo specchio e la cipria è questa. Questa è la cipria. Io l'unica cosa che ho sentito sembra che abbia profumo. Non lo so se è la vostra è così. Di norma credevo che non avesse profumo. La cipria è così, è abbastanza sottile, molto molto levigante. Spero che questo colore sia adatto alla mia carnagione, ovviamente non adesso perché sono leggermente abbronzata, questa è la mia abbronzatura, l'unico strato di abbronzatura che posso ottenere è questa. E poi per finire ho preso due rossetti per quanto riguarda Makeup Delight, Stefania Passione Rossetti, ovviamente non potevo non prendere due per quanto riguarda Makeup Delight. La scatolina sinceramente non mi piace perché è semplicissima, vabbè che dice le scatoline le buttiamo, però ho preso due colorazioni, ho preso lo 04 Combat e il 14 Bonton Combat. Io ce l'ho anche liquido, nella versione liquida, e quindi non potevo non prendere anche nella versione rossetto. Il pack è così, cioè, ciao, come stai? Tutto a posto. Il rossetto è così, di questo colore violetto, vediamo se ve lo fa vedere proprio questo è il colore. E il rossetto in questione è questo qua. Stefania, cambiamo mai colore? No. E questo è il colore. Aspettate che incastro bene. E questo è il colore. Sono i colori che io utilizzo e prediligo di più in assoluto. Cioè, io posso cambiare il brand, posso cambiare la formula, ma il colore è sempre quello. È inutile. E poi ho preso questo che è il 14 ed è Bonton, che era l'altro che mi piaceva. Per quanto riguarda gli swatch di questi rossetti, io li ho visti sull'Instagram Story di Vittoria Benfenati. Ve la lascio qua sotto se non la conoscete, ma mi sembra anche un po' difficile. Vi faccio vedere il 14, sempre di Giulia, Makeup Delight. Questo mi è arrivato un pochettino rovinato, non so se si vede qui, è arrivato un pochettino rovinato. E il colore è questo ed è leggermente più scuro e più rosso del primo. Vedete? Cioè, su per giù sono sempre gli stessi colori che acquisto. Veramente può cambiare la formula, può cambiare il brand, ma il colore è sempre quello perché sono i colori che a me piacciono e che mi ci trovo veramente molto molto bene. Infatti, se farò il decluttering mi conviene togliere tutto il resto per tenermi solo questi quattro colori. Poi sono stata da Sephora perché volevo prendere il dannatissimo duo di terra e illuminante, se non mi sbaglio, di Natasha Denona. Niente, sul sito dice che non c'è. Sono andata a vedere e mi dava che c'era direttamente allo store. Io sono andata allo store, ce n'era un pezzo, ma lì non c'era. Non c'era assolutamente. L'hanno cercato dappertutto, ma non c'era e quindi non l'ho potuto prendere. Cosa ho preso da Sephora? Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo set dove c'è di Aqua Sauge di Biotherm. Dove ci sono tre prodotti, questo se non mi sbaglio veniva a 12 euro. Non lo so se c'è lo scontrino, certo che c'è lo scontrino. Questo veniva a 12 euro, giusto? Sì. Dove ci sono tre prodotti che adesso vi faccio vedere, dove c'è una crema, un'acqua micellare e l'acqua, non ricordo se è il sapone, vediamo se lo dice. Dov'è che lo dici? Dov'è che lo dici che io l'avevo visto? Io l'avevo visto però. Rimuove il make-up, se è un siero e un gel. Allora, dove ci sono questi tre prodotti? Allora, il primo che vi faccio vedere è un'acqua micellare, quindi è un'acqua micellare questo, è un rimuovi il make-up, sì. È un'acqua micellare per rimuovere il make up ed è questa qui. Vedete
questo in questo tubetto ed ha 30 ml di prodotto. Poi abbiamo questo che è un gel idratante rigenerazione intensa e si può applicare sul viso, sì, mattina e sera. Ed è questo qui nella boccettina di vetro, molto molto carina, ed è un gel. E poi per finire abbiamo questo che l'ho visto in tutte le versioni, in tutte le forme, che è un siero per il viso. Dice applicare ogni giorno come primo step della vostra routine viso. Ed è questo, ed è un siero, se non mi sbaglio. Sì, rigenerazione. È un siero rigenerante. Comunque, ottimi prodotti per 12 euro. Tutti questi tre prodotti, sinceramente, mi sono piaciuti. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere cos'altro ho preso. Ho preso due lip gloss per quanto riguarda Sephora. Ho visto un bel po' di swatch e quindi li ho voluti prendere. Ho preso questi due perché nella confezione c'erano soltanto questi due come scelta e venivano Acqua Sorge Pillow Talk Gloss 12,50 euro e sono questi due. E ve li faccio vedere. Uno ovviamente è semplicissimo, trasparente, ma lo utilizziamo lo stesso. Vedete, il pennellino è così e il colore è trasparente. Vi aspettavate, come dicevo un'altra cosa. E invece questo è nella colorazione 120, il colore è 120. E questo qui vediamo, è molto pigmentato, devo dire. Sì, un bel po' pigmentato. Sembra che abbia tipo non dei glitter, però dei riflessi. E questo è il colore. Mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Ho visto un bel po' di recensioni, ne parlano tutti bene. Ho pensato sempre dei gloss, io li utilizzo, non sempre ovviamente, ma li utilizzo. E quindi ho preso questi qua a 12,50 euro. Poi ho preso la combo del Pillow Talk, quindi di Charlotte Tilbury. Queste erano nelle mini size. Per quanto riguarda le mini size, io mi faccio tutto il giro del negozio, ma poi alla fine mi fisso tantissimo in quel reparto che non mi smuove nessuno. E queste venivano Pillow Talk 25 euro. Questa è la matita più il rossetto nella colorazione proprio. Questa è la colorazione che tutti adorano per quanto riguarda diciamo la linea di Charlotte Tilbury, Pillow Talk. Io ne sento sempre parlare di Antonella. La ragazza che sta a Londra, lei ne parla tantissimo e quindi ogni volta guardo i suoi video e capisco che lei è innamoratissima di questa marca. E il rossetto è proprio mini 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 mini. E questo è il colore, ovviamente ve lo svuocio proprio per vedere com'è. È molto lucido, cioè non l'ho passato. Il colore l'ha lasciato subito subito. Questo è la matita più rossetto. Comunque, questo poi io vi farò un video per quanto riguarda tipo mi trucco con le mini size di Sephora, cioè una cosa che mi piace tantissimo e quindi lo farò prossimamente. Poi avevo preso anche una palette. Dov'è? Ah, qui. Infatti è venuta 21 euro. Ed è la palette di Natasha Denona. E io nel frattempo che cercavo questo benedetto prodotto, io volevo prendere l'altra palettina che è la che è zebrata, non mi ricordo adesso come si chiama. Comunque l'ultima che è uscita, ma poi me la sono dimenticata perché ci siamo messi a cercare questo benedetto duo e me lo sono dimenticato. Comunque ho preso sempre scontata questa qui, la Sand. Sempre per quanto riguarda la Huda Beauty, vediamo se riesco. Sempre per quanto riguarda ovviamente le Obsession, e ho preso questa qui. Questa qui, con questa luce non si vede bene. Comunque, ho preso questa
che è la Sand. E le colorazioni sono queste qua. Di questa non la swatcho perché prima voglio vedere proprio vicino vicino alla e alla quella chiara 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 che si chiama l'altra di queste qua, perché la devo cercare qua sotto sicuro, sì qua. E si assomiglia a questa, vediamo. Perché se ci assomiglia troppo, perché io vedo se ci assomiglia troppo, non la tengo, ma la regalerò. E la regalerò perché non mi tengo una palette che poi rischio di non utilizzare. E questa è venuta 21 euro. Poi vi faccio vedere cosa mi ha dato la commessa come campioncini. Allora, mi ha dato il profumo Black Opium di Yves Saint Laurent, poi mi ha dato di Gucci Flora, che è questo qui, e poi mi ha dato questi due campioncini di Clarins, che sono un tonico e un'acqua micellare. E sono, vabbè, faccio vedere qua. E sono questi qua, sono piccolini, ma saranno sicuramente ottimi da provare. Questo è il remover di Clarins. Noi quando andiamo da Sephora, ormai se ci sono le stesse commesse, mi trattano di una con una gentilezza pazzesca perché mi conoscono. E l'altro è questo. Mi trattano veramente sempre sempre bene perché mi conoscono, come vi ho detto, e quindi ogni volta che ci vado, oh, ciao, ma cosa ti serve? Di qua di là. Mi lasciano da sola, anche il ragazzo che della security ormai tappeto rosso entra pure. E quindi questo è quanto. Allora, per quanto riguarda gli acquisti di oggi è tutto, mi sono anche dilungata abbastanza. Fatemi sapere se avete già utilizzato questi prodotti, se avete la Sand di Huda Beauty, come vi siete trovati, se siete curiosi di sapere se è uguale oppure no. Io ovviamente vi aspetto giù nei commenti, ci metto un bel po' per commentare perché non faccio solo la YouTubers. Ma faccio anche la mamma, la moglie, la figlia, la cugina, la zia, la nipote, comunque faccio anche tantissime altre cose. Quindi con calma risponderò a tutti. Se rispondo anche dopo mesi, non ci fate caso. Per quanto riguarda questo video è tutto. Io cosa ho da dirvi? Vi mando un grossissimo bacio, mua, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!